Cosa ne pensa del fatto che ci sono persone extracomunitarie, però dei figli che sono nati in Italia e non possono avere il passaporto direttamente già italiano, cioè nel senso che non sono italiani? No, ma io credo infatti che noi dobbiamo puntare all'integrazione assoluta di tutti gli extracomunitari che vivono in Italia, in tutti i modi. Chiaramente l'integrazione passa attraverso l'istruzione, quindi il primo passo, il passo fondamentale è quello della scuola. Io credo che i figli di extracomunitari che sono nati in Italia abbiano diritto di essere cittadini italiani, di avere documenti italiani, quindi in questo senso il Parlamento si deve fare promotore di un'iniziativa. Però ripeto, è molto importante che tutti gli extracomunitari, sia quelli nati in Italia, sia quelli che sono venuti in precedenza e che comunque anche per motivi linguistici, culturali, non sono pienamente integrati, lo debbano fare. Quindi io voglio un forte coinvolgimento della scuola e voglio che la scuola sia il primo livello, il primo grado di integrazione fra gli italiani e gli extracomunitari. Alla fine non ci deve essere più differenza, devono essere tutti italiani, italiani che venivano da un altro paese. Ma se lei avesse il potere di fare questo defatto di extracomunitari, avrebbe fatto? Io ti ripeto, per quanto riguarda soprattutto i figli degli extracomunitari, quelli nati in Italia, non avrei dubbi, sono italiani a tutti gli effetti, devono avere i documenti italiani, devono essere riconosciuti come cittadini italiani a pieno titolo. Per tutti gli altri, io sono convinta, ti ho parlato dell'istruzione, io sono convinta, e abbiamo l'esperienza di altri paesi, come gli Stati Uniti per esempio, dove c'è questo processo da tanto tempo, che l'integrazione passa attraverso la conoscenza totale e l'adesione totale alle regole e alla cultura di quel paese. Perché io non mi posso dichiarare italiano se non conosco chiaramente la lingua, ma anche la storia, la letteratura, la tradizione di questo paese. Altrimenti come posso dire sono italiano? Essere italiano comporta avere appreso la cultura, le tradizioni di questo paese, conoscerne la lingua e conoscere anche, perché no, la Costituzione, le leggi, perché la Costituzione è la legge fondamentale su cui si basa la nostra società. Allora, per fare questo c'è un percorso. Allora io dico, capiamo in quanto tempo questo percorso si può completare, dopodiché tutti coloro che hanno completato questo percorso sono italiani. Su questo non c'è dubbio. Quindi bisogna esplicitare in quanto tempo questo percorso di acquisizione delle informazioni linguistiche, culturali, della nostra tradizione viene completato. Chi completa questo percorso è un italiano. Quindi io ti dico, sono convinta che dobbiamo utilizzare le migliori pratiche del mondo, no? Si chiamano le best practices, negli Stati Uniti, in tanti altri paesi, per ottenere la cittadinanza bisogna dimostrare di essere a conoscenza, di avere una conoscenza approfondita di quel paese. Se tutto questo si può esplicitare in termini di anni, noi lo dobbiamo fare e al termine di questo percorso tutti quelli che hanno superato, diciamo, questa prova e dimostrano di sapere di cosa stiamo parlando devono diventare italiani. Grazie mille. Va bene? Grazie. Grazie mille.